ho dato questo titolo, che solitudini plurali, a questo incontro, perché intendevo sottolineare già da subito, in partenza, che ci sono vari tipi di solitudine. Non ho ovviamente la presunzione di poterle passare tutte in rassegna, ma cercheremo di vederne il numero più elevato possibile. Poi, come sapete, io cerco sempre di dare largo spazio alle domande, per cui poi diciamo se c'è qualcosa, no, che sicuramente avrò omesso, avete la possibilità, no, di farmi domande, quindi avrò io poi la possibilità di tornare o di trattare ex novo, diciamo, no, magari aspetti di questa problematica. Ora, diciamo che l'immaginario collettivo intrattiene un rapporto un po' ambiguo con il tema della solitudine, perché da una parte la idealizza, no? La considerata la solitudine qualcosa un po' di misterioso, no? Che attrae. Quindi diciamo c'è una componente, no? Che è molto valorizzata nella solitudine. Però contemporaneamente poi l'immaginario collettivo, così come, no, da una parte la idealizza, dall'altra, no, diciamo così, la svaluta, no? La svaluta nel senso che considera appunto la solitudine non qualcosa di positivo, che va valorizzato, ma invece, no, qualcosa da evitare, no? Che bene, diciamo, lasciare da parte, come un dato negativo. Quindi un rapporto ambiguo con la solitudine. Ora, ovviamente trattare questo tema oggi, no, rispetto a quello che è il panorama della civiltà contemporanea, è molto complesso, perché come sappiamo quello che è il vivere, no, oggi, è il vivere di soggetti che sono sempre connessi, no? E quindi apparentemente all'opposto, no? Di soggetti soli, no? Sempre connessi con i social network e quant'altro. Ma chiaramente è una connessione che spesso si fa nell'assenza dei corpi, attraverso il PC. Quindi sempre connessi, ma fondamentalmente isolati, ognuno davanti al proprio schermo, davanti al gadget e quant'altro. Ora, io non mi soffermo su questi elementi della civiltà contemporanea, uno perché sono elementi che sono, diciamo, di carattere sociologico e quindi non fanno parte, no, di quello che è il mio bagaglio, la mia formazione, ma anche perché, diciamo, di questi aspetti legati alla civiltà contemporanea preferisco parlarvene la volta prossima. Noi ci vedremo tra 15 giorni, il titolo che ho dato è Precarietà e legami stabili, già il titolo, no, sta a, diciamo così, ad alludere, no, a aspetti che andrò invece in quel caso a valorizzare, che sono appunto quelli della civiltà contemporanea, la solitudine oggi, considerato quello che passa nella civiltà contemporanea. Ma oggi preferisco invece, no, abbordare la questione della solitudine come elemento di struttura, strutturare, e con un approccio che è sostanzialmente psicanalitico e non chiaramente sociologico. Ora, non posso non partire da Freud, che quando parla della solitudine, lo fa nei tre saggi, dice c'è la solitudine, c'è il mistero, c'è il silenzio e l'oscurità, sono tutte casi in cui per i soggetti quello che si sprigiona a contatto, quindi della solitudine, del silenzio, dell'oscurità, è un alto livello di angoscia, no? La solitudine si accompagna all'angoscia. Questa è la tesi di Freud. Ma
possiamo dire che la psicanalisi si interessa molto alla questione della solitudine oppure no? Devo subito dirvi, francamente, non è un tema, no, che interessa molto la psicanalisi, perché la psicanalisi non è interessata più di tanto a quello che è... Prego. Per me, almeno parlo per me, sì? La questione del giorno va un po' troppo in fretta. Cioè, molto interessante, però piacerebbe, come dire, prendere un pochino più d'agio, non riesco a... Pensare meglio dei concetti. Non ha fatto bene a dirvelo, non mi ero accorta di essere... Però alla fine scivolo tutto via veloce, non è il caso. Non mi ero accorta di avere un ritmo così veloce, ma lei ha fatto bene a segnalarlo. Ma giustamente. Grazie. Certamente. Allora dicevo che la psicanalisi non si interessa granché alla solitudine. E perché non si interessa? Perché, diciamo così... Non è interessata più di tanto alla questione dell'empatia, alla questione dell'immedesimarsi nell'altro, no? Perché sono tutte tematiche in qualche modo che dietro di loro hanno un certo inganno, no? Questa questione dell'empatia, capirsi con qualcuno che presumiamo parli il nostro stesso linguaggio, no? Entrare in questa corrispondenza, sono tutte tematiche, no? Che rispetto alle quali la psicanalisi ha, come dire, no? Un atteggiamento così di cautela, no? Non si fa ingannare dai discorsi che relativi all'empatia. Del resto l'ascolto psicanalitico, perché abbia valore, no? Deve essere un ascolto che sia il più possibile neutro, a distanza, non cada nella trappola dell'empatia, no? Dunque, capite che la psicanalisi non può essere, no, grandemente interessata al tema, ma naturalmente il fatto che io qui ve ne parli vuol dire che comunque è un tema che è ricco, è fecondo, no, di aspetti che spero di potervi sviluppare. Quindi, e come potremmo definirla il sentire, il vivere un sentimento di solitudine, no? Utilizzo i termini che sono non di Jacques Lacan, che è il mio maestro, ma di Melanie Klein, no? Una grande analista apprezzata da Jacques Lacan, il quale diceva sentirsi soli. Sentirsi soli vuol dire sentirsi lontani da uno stato in cui l'altro ci capisce senza parlare. Sentirsi soli vuol dire sentirsi lontani da uno stato di perfezione, in cui le cose scivolano, si muovono spontaneamente, l'altro ci capisce, no? Senza che pronunciamo parola. Questo è un po', no, il sentirsi soli, no? Così, se vogliamo dare una descrizione, no, a livello psicologico del sentirsi soli. Ora, già però in questa definizione capite bene che la solitudine non ha a che fare con l'essere socializzato. Sono due questioni che sono molto diverse, cioè si può essere socializzati, avere molti scambi con gli altri, conoscere molte persone, frequentare molte persone, quindi essere socializzati, ma al contempo ci si può sentire soli, no? Così come io, così come vi ho descritto lo stato della solitudine, no? Sentirsi lontani da uno stato in cui l'altro ci capisce senza parlare, no? Quindi l'essere socializzato non vuol dire, no? Come dire, essere al riparo dalla solitudine. Sono due cose veramente diverse. E per procedere, no, nella questione della solitudine, dico subito, no? Enuncio subito, no? Quella che è la tesi che io porto sulla questione della solitudine. La solitudine, diciamo, è l'altra.
un'altra faccia di un soggetto che è riuscito a, diciamo così, a rendersi autonomo, a rendersi autonomo dall'altro, e paga con la solitudine questa sua, questa quella che potremmo definire una conquista. Vi ho enunciato la tesi, ma arriviamo a vedere qual è il contenuto che ci sta dietro. Allora, un soggetto fondamentalmente non è mai solo, no? Si parla sempre di lui, prima addirittura che nasca. Pensate, i genitori aspettano un figlio, no? E già appunto durante la gravidanza si parla del bambino, si dice, no? Quali saranno le qualità che ci si aspetta, le aspettative, si parla già del soggetto prima che venga al mondo. E poi questo bambino nascendo avrà attorno a sei familiari, ci sarà la scuola, come dire, è sempre con l'altro, con l'altro che entra in relazione con lui, che ha delle aspettative da lui. Ora però, un soggetto che è sempre con l'altro, riesce in alcuni casi a separarsi, a rendersi autonomo, e questa autonomia un soggetto la conquista nei primi anni di vita e proprio in famiglia, cioè quella famiglia rispetto alla quale non è mai solo. Rispetto a questa famiglia un soggetto può ottenere, no, quello che potremmo chiamare una sua autonomia. E come la ottiene? Naturalmente non parliamo di, come dire, di un'autonomia che è conquistata in modo volontaristico, stiamo parlando dei primi anni di vita di un soggetto. E che cosa accade nei primi anni di vita di un soggetto? Un bambino è preso in questo rapporto fusionale con la madre, è preso in un godimento totalizzante che gli dà il rapporto con la madre, dunque non è solo, diciamo così, fa quasi corpo unico con la madre. Come riesce a conquistare un'autonomia, a diventare un soggetto che scivola fuori da questo abbraccio fusionale? Ci riesce qualora intervenga nella famiglia un no che separa il bambino dalla madre, che sottrae il bambino dalla posizione in cui si trova, di abbraccio fusionale con la madre. Questo no è un no che, come dire, lo possiamo pensare come una sorta di rapina, se volete, no? Una rapina che passa sulla pelle del bambino. Il bambino navigava in questo godimento totalizzante, no? Che era dato dall'abbraccio fusionale con la madre. Quindi è una rapina, il godimento pieno di questo rapporto viene interdetto, si scrive per lui una mancanza, ma questa mancanza, questo meno, è poi quel meno che lo spinge a cercare quello che, diciamo così, ha perduto, e a cercarlo dove? A cercarlo nel campo della cultura, nel campo dell'amore. Quindi è una rapina che però contemporaneamente scava il luogo del desiderio. Un soggetto scivola fuori da questo abbraccio, si vede sottrarre questo godimento totalizzante, ma questo meno è il meno che, come dire, apprende poi l'aspetto del desiderio. Il bambino andrà a cercare qualcosa che vada a compensare la perdita che ha subito, no? È un meno che potete pensare come un motore di ricerca, no? Si va a cercare e ci si muove, no? Nel mondo delle relazioni, degli affetti, no? Per compensare la perdita, questa perdita. Allora, vedete, quando io dicevo, no, che un soggetto che non è mai solo, però ha la possibilità, parliamo dei primi anni di vita, no? Di rendersi autonomo,
perché questo soggetto rapinato, tra virgolette, è un soggetto che ha un suo desiderio a quel punto. Quando il bambino è preso in questo abbraccio fusionale con la madre, non c'è spazio per il desiderio, no? C'è questa fusione a due, no? Dove il bambino, come dire, fluttua nel godimento, no? Nel godimento di questo abbraccio totalizzante. Il no iscrive per il bambino la mancanza, ma la mancanza è il desiderio, è il motore di ricerca, no? Lo fa diventare un soggetto. Se nell'abbraccio con la madre era, come dire, non molto più di un oggetto di amore assoluto, tutto quello che volete, no? Ma un oggetto in posizione passiva, no? Là dove invece si muove alla ricerca, lì diventa invece soggetto, con un desiderio che lo guida, che lo rende intraprendente, gli fa esplorare, no? Spazi, luoghi nuovi. E dunque, come dire, abbiamo un soggetto autonomo, ma la solitudine a questo punto come si presenta, no? Per lui. E là vi dicevo inizialmente, no? Che la tesi che volevo appunto illustrarvi era che la solitudine era l'altra faccia dell'autonomia, no? E la solitudine si presenta per questo soggetto autonomo, soggetto di desiderio, si presenta come il rimpianto di questo godimento totalizzante che non c'è più, ci si sente soli perché separati da questo godimento pieno che si può solo immaginare. Ci si sente soli perché quello che è il godimento che la vita ci riserva appare, come dire, di piccola taglia, appare insufficiente, appare piccolo rispetto, confrontato a quel godimento totalizzante che si è perduto. Ci si sente soli perché, per riprendere i termini della Melania Klein, perché lontani da uno stato di perfezione, da uno stato, no? Dove appunto il godimento è pieno, è totale, e ci si sente soli perché quello che si ha, quelle piccole fettine di godimento che si riesce a strappare nella vita, confrontate con l'altro, appaiono del tutto inadeguate. Quindi la solitudine non è solitudine appunto rispetto all'altro, no? Che non c'è, che c'è poco, che non ci considera, no? È solitudine, la solitudine di un soggetto che, come dire, no? Guarda a se stesso come dire, vive, no? Dentro di sé l'eco di questa perdita che ha subito, l'eco di quello che avrebbe potuto essere e che non è stato e che non è. In più considerate che, come dire, per un soggetto quello che è, no, le vie del desiderio, del godimento, del rapporto con l'altro sesso o del rapporto all'interno del proprio sesso, come si crea una relazione, tutto questo non è codificato, non c'è una norma che ce lo dice, no? Ognuno si deve, come dire, aprire le proprie strade, inventare il modo, le modalità di fare rapporto con l'altro, di fare rapporto con l'altro sesso o all'interno del proprio, come dicevo. E tutto questo crea solitudine, no? Questo, come dire, dover esplorare da solo, no? Percorsi senza che, come dire, no? Ci sia una norma legiferata che ci dica come fare, no? Ora, la solitudine come altra faccia dell'autonomia, dicevo, va presa con, come dire, con le dovute attenzioni, no? E la prima considerazione, infatti, a questo proposito, qual è? È che, come dire, non per tutti i soggetti funziona, no?
questa autonomia, no? Questo svincolarsi dall'altro che poi paga con solitudine. Non funziona così per tutti, no? Vi dicevo che per conquistare l'autonomia un soggetto, come dire, deve avere incontrato un no che lo separava dall'abbraccio fusionale con la madre. Ma non per tutti c'è questo incontro con un no che separa. Ci sono soggetti che invece, non siamo più nel campo della nevrosi, ma ci sono dei soggetti che rimangono presi in questo abbraccio fusionale con la madre, che quindi rimangono, come dire, alle prese con questo godimento pieno, non subiscono la perdita, non subiscono la rapina, no? Ma non subendo la rapina di questo godimento preliminare, sono anche soggetti che non incontrano mai il desiderio, che in qualche modo non diventano mai soggetti in qualche modo. Dunque, non conquistando l'autonomia, non conquistano neanche la solitudine, in qualche modo, potremmo dire, no? Né autonomia né solitudine. Sono soggetti per i quali però il termine che potremmo utilizzare al posto della solitudine è l'isolamento. Capite bene che se non c'è il desiderio che muove alla ricerca, all'esplorazione dell'amicizia, dell'amore e quant'altro, se non c'è questo motore di ricerca, il soggetto rimane avviluppato in questo godimento pieno che non si è mai perduto e non ha bisogno in realtà di cercare alcunché, non c'è il motore di ricerca lì che funziona. Si ricerca quello che si è perduto, ma se non c'è perdita, se non c'è stata alcuna perdita, il soggetto non ha bisogno di cercare niente, non si apre alla relazione con l'altro. Ecco perché io parlavo di isolamento e di nuovo è un isolamento che non ha a che fare con la socializzazione, sono due cose completamente diverse. Questi soggetti non riescono a instaurare una vera relazione con gli altri. Poi magari si muovono nel mondo del lavoro, delle frequentazioni, delle conoscenze, la socializzazione va per conto suo, è un'altra cosa. Ma sono talmente, come dire, pieni di questo godimento che non hanno mai perduto, che non hanno bisogno di niente, non incontrando la mancanza, la mancanza non li muove a instaurare una vera relazione con l'altro. Ora vi faccio degli esempi, sono gli esempi estremi e quindi li utilizzo solo perché appunto esempi estremi arrivano più facilmente rispetto ad altre descrizioni che potrei farvi, no? Ma all'estremo il soggetto isolato è il barbone, quello che sceglie la strada e rompe ogni relazione con l'altro, non vuole avere a che fare con l'altro. Pensate adesso con questo clima così rigido, no? Mi è capitato di ascoltare un notiziario regionale, mi sembra, e un'associazione che si occupa di portare un po' di ristoro, no? A questi soggetti che vivono sulla strada, che cosa raccontava? Che loro avevano predisposto delle situazioni per ricoverarli di notte, no? Considerate le temperature rigide, no? Perché almeno avessero un riparo notturno, e che il problema di questi volontari, no? Delle associazioni era proprio questo, che costoro non lo volevano l'alloggio nel dormitorio serale, non lo volevano perché già, come dire, no? Qui interpreto io naturalmente, già il fatto di recarsi in un dormitorio già era creare un legame, no? E questo legame per loro è insopportabile, no? Sapete, credo sia nella conoscenza di tutti, che spesso
no, tra i soggetti che scelgono questa dimensione, abbiamo persone che magari plurilaureate, che avevano un lavoro di estrema importanza, no? Che come dire, no? Scelgono la strada, la scelgono, eh? Non in tutti i casi sono persone che hanno perso lavoro, no, non sempre, sono persone in alcuni casi che riescono a vivere solo in quel modo, perché vivere sulla strada in quel modo è, come dire, il massimo dell'isolamento, no? Nessuno che possa andare da loro a richiedere alcunché, no? Né lo Stato, né il fisco, né l'anagrafe, no? Nessun legame, nessun legame. È un esempio estremo, naturalmente, no? Perché, come vi dicevo, no? Ci sono soggetti che appunto invece riescono a vivere anche una certa socializzazione, no? Anche se non riescono a instaurare nessuna vera relazione, ma vi posso fare anche un altro esempio. Naturalmente la psicanalisi guarda all'uno per uno, e quindi quando io mi lancio in queste così a evocare queste situazioni, bisogna sempre, come dire, no? Affermare il dato che è l'uno per uno che va preso in considerazione, ma così cito però un altro caso, no? Di soggetti che sicuramente alcuni, in gran parte, presumo siano soggetti di questo tipo, soggetti isolati. È il caso degli ikikimori, è un termine giapponese che vuol dire persone che si ritirano dalla vita sociale. Questa è la traduzione del termine, non so se voi ne sapete qualcosa, ma è un fenomeno che in Giappone è nato dagli anni Ottanta. Ora le statistiche parlano di 1 milione di persone in Giappone che si sono completamente ritirate dalla vita sociale. E quindi passano in casa, se sono adolescenti, nella loro stanza tutto il tempo, davanti a un video spesso, e non escono per anni, non c'è niente che li fa uscire, persone che rimangono chiuse in casa 20-30 anni. E ora è un fenomeno che è nato in Giappone negli anni Ottanta, ma che si sta diffondendo anche in Europa, tant'è vero che, guarda, verificavo l'altro giorno, su internet è nato anche in Italia un centro di osservazione per questi casi, è diventato una casistica, è una casistica naturalmente che non ha oggi, no? Non vede un numero così elevato di persone, ma comincia ad essere di interesse, tant'è vero che è nato un centro di osservazione per queste persone che scelgono di ritirarsi dalla vita sociale. Tagliano i ponti con tutto, quindi il lavoro, amicizie, e vivono in casa, chiusi in casa. Ora, parlare della solitudine, come ho fatto io, quindi è muoversi in un approccio, come vi dicevo, che è fondamentalmente psicanalitico, no? Anche se è sensibile, no? A quello che si muove a livello societario. Ma a questo punto, dopo avervi dato, no? Credo, spero, quelli che sono gli elementi base per muoversi rispetto a questa tematica, preferisco, anche considerato il tempo, intendo lasciarvi comunque almeno mezz'ora di tempo per rilanciare, che voi rilanciate sulle questioni e sulle domande, preferisco così indicare qualche tipo di solitudine, no? E a questo proposito indico quale solitudine. La solitudine dei soggetti che riversano il loro interesse su, come dire, un oggetto che crea dipendenza. Stiamo parlando quindi delle dipendenze, no? E ora, le dipendenze
vedono, ruotano, come ben sapete, io qui faccio, come dire, mi muovo su cenni che sono fondamentali, non ho pensato l'incontro sulle dipendenze, ma è che le dipendenze sono tra loro molto diverse, no? Si va dal cibo, quindi tutto il ventaglio di anoressia, bulimia, obesità, poi parliamo delle droghe, parliamo dell'alcol, no? Quindi sono dipendenze che hanno una natura diversissima tra loro, però interessano la questione della solitudine e sono in qualche modo, come dire, unificate da che cosa? Che cosa hanno a che fare tra di loro queste dipendenze così diverse? Qualcosa che è, come dire, è molto preciso. Sono soggetti che mettono l'oggetto, che poi appunto, vi dicevo, si può declinare diversamente, no? Andiamo dal cibo all'alcol, alla sostanza, no? Mettono l'oggetto al posto dell'altro. Scrivo altro, con la grande, che cosa intendo per questo altro? Intendo l'altro familiare, l'altro amicale, l'altro amoroso, l'altro societario. Al posto dell'altro, barra, si mette l'oggetto. Si mette l'oggetto. E sono soggetti questi che in fondo, vedete, barrano l'altro. Quindi si rendono come indipendenti dall'altro, a loro basta l'oggetto. Quindi abbiamo una indipendenza che viene realizzata rispetto all'altro. È una forma di indipendenza che ruota su un oggetto, l'alcol, la droga, no? Che già di per sé, no? Assicura un godimento che è un godimento di tipo totalizzante, un godimento pieno, un oggetto che è disponibile su un mercato più o meno legale, ma si acquista, no? Dunque, come dire, nelle dipendenze ci si rende indipendenti dall'altro, nel senso che, come dire, l'oggetto è disponibile sul mercato, è acquistabile, è sempre lì, no? Invece l'altro amicale, l'altro amoroso, no? Non è sempre lì, non è disponibile sempre, no? Quindi, come dire, l'oggetto disponibile sul mercato che mette al riparo, potremmo dire così, da quelle che sono le contingenze, no? Che si incontrano nelle storie amicali, nelle storie amorose, mettono al riparo da ogni rischio. Il soggetto che dipende dalla sostanza, che dipende dal cibo, che dipende dall'alcol, no? È davvero, non ha bisogno di nessuno, ha bisogno dell'oggetto, ma l'oggetto lo si acquista sul mercato, mercato più o meno legale, È un oggetto che dà un godimento pieno, è un oggetto che non fa scherzi, potremmo dire così, no? Pensate appunto alla relazione amorosa, quante incognite, quanti rischi ci sono, no? Niente di tutto questo rispetto all'oggetto. Quindi, come dire, abbiamo soggetti che si rendono indipendenti dall'altro, no? Sono soggetti che a volte sono i soggetti isolati di cui parlavamo prima, e lì la questione diventa molto complicata, no? Perché un soggetto che è isolato, così come io ve l'ho descritto prima, no? È un soggetto che non si è mai separato da un godimento pieno, no? Quindi la domanda potrebbe essere, no? Ma a che gli serve un soggetto del genere? Rivolgersi alla sostanza, all'alcol, no? E è una bella questione questa, perché, come dire, spesso le dipendenze in questi soggetti isolati hanno la funzione difensiva, perché questo soggetto di cui vi parlavo, soggetto isolato, ma soggetto che nuota in questo godimento, è alle prese col pericolo che questo godimento affiori nel corpo, no? Si manifesti nel corpo, sto parlando della schizofrenia, che è una questione piuttosto pesante, oppure che questo godimento si presenti come
un altro esterno che vuole godere di lui, che in qualche modo, no, lo perseguita, che ne fa un, come dire, lo mette in posizione di oggetto. Allora, la dipendenza per questo tipo di soggetti ha una funzione difensiva, un po' li scherma dal pericolo di essere oggetti goduti dall'altro, e quindi comporta una grossa difficoltà, no? La cura, no? Una cura analitica per questo tipo di dipendenze, no? È una cura molto complessa. Perché se la dipendenza è una difesa, capite bene che non si può in un trattamento analitico partire in quarta e demolire la difesa, no? Perché un soggetto si ritroverebbe a, come dire, a mal partito, no? Una difesa va eventualmente smantellata quando ce n'è già un'altra meno pericolosa per lui che può funzionare, che può attivarsi. Ma è questo, me ne rendo conto, un discorso molto complesso, perché è un discorso che, come dire, no, ha delle sfumature molto cliniche, che io, su cui non voglio neanche dilungarmi, no? Spero che non vi siate perduti in questi riferimenti. Era però per dirvi che cosa, che, come dire, a incappare nelle dipendenze che appunto rendono indipendenti dall'altro, sono sia i soggetti di cui vi parlavo all'inizio, no? Soggetti che, come dire, no, sono autonomi, ed essendo autonomi pagano questa autonomia con la solitudine, ma le dipendenze riguardano anche quei soggetti che non sono autonomi, che sono invece isolati, come dicevo prima, no? E vi dicevo che in questo caso la cura analitica è molto molto più complicata proprio per questi risvolti di cui vi parlavo, su cui non voglio però soffermarmi più di tanto. Poi andando a dipanare, no, le varie solitudini, perché effettivamente questa indipendenza dall'altro, no, è di fatto, no, una solitudine, è una solitudine cercata, cercata, agita, una solitudine che mette al riparo, come vi dicevo, no? Perché appunto mette al riparo dall'altro, dai rischi che si possono avere nelle relazioni amicali, amorose, no? Con un oggetto che è un oggetto e quindi un dato inerziale, no? Reperibile sul mercato. Allora, andando a dipanare appunto le varie solitudini, voglio anche parlare di quella che è le solitudini femminili. Allora, e questo è un argomento, no, che in biblioteca sulla femminilità, noi in passato, io e il mio collega, abbiamo già fatto numerosi incontri, e quindi ora parlarvene, come dire, è un po' un azzardo, perché non ho uno spazio temporale, no, adeguato per farlo, però so anche che il mio collega l'altra volta vi ha parlato dell'amore e che appunto l'ultimo incontro sarà di nuovo sulla dipendenza femminile dall'amore, quindi spero che, no, in qualche modo, come dire, no? Quello che vi dirò poi in qualche modo riesca a trovare un ausilio in cose che avete già sentito e cose che sentirete. Allora, parlare di solitudine femminile. Solitudine femminile vuol dire fare riferimento a che cosa? Visto che qui appunto vogliamo parlare della solitudine non in termini sociologici, come vi dicevo, ma in termini che siano il più possibili, no, di psicanalitici stretti. Allora, parlare di solitudine femminile vuol dire fondamentalmente, no, che, come dire, nel simbolico, nella cultura, nel linguaggio, non c'è qualcosa che vada a definire la donna, l'essenza femminile. Nel simbolico sono descritte tante situazioni per il femminile, no? L'essere madre, l'essere figlia, no? L'essere moglie, ma nessuna di queste definizioni
va a esaurire quella che, no, sarebbe una rappresentazione dell'essenza femminile. C'è, potremmo dire nel linguaggio, un meno di identificazione per il femminile. Il linguaggio non ci definisce che cos'è l'essenza femminile. C'è un meno di definizione. E questo meno di definizione si traduce in che cosa per una donna? Si traduce in meno identificazione, meno identità, no? Quindi si traduce in qualcosa che è enigmatico per il femminile. Sapete bene che avere un'identità, avere un'identificazione è qualcosa, no, che mette a riparo un soggetto, no? Del resto, c'è stato un tempo in cui, no, nella nostra civiltà funzionavano gli ideali, no? E questi ideali, finché funzionavano, facevano sì che un soggetto, no, avesse una identità, un'identificazione forte con cui presentarsi al mondo, no? Hanno un effetto fortemente pacificatorio gli ideali, no? Al punto che io parlavo prima di tossicodipendenze, anoressie e quant'altro, ma per un tossicodipendente potere io sono un tossicodipendente è già qualcosa, no? Darsi un'identità, darsi una posizione nel mondo. Allora, torno alla questione del femminile, no? Ora, se c'è stato un tempo, no, in cui gli ideali funzionavano e un soggetto poteva avere un'identità, un'identificazione, no, che lo metteva al riparo, lo pacificava, questo per il femminile non è mai stato del tutto così, non è mai stato vero del tutto, no? Certo, anche per il femminile gli ideali, no? Erano qualcosa che dava una certa identità, una certa identificazione, ma se andiamo a vedere, no, il simbolico e le sue leggi, sempre per il femminile c'è stato questo, tanti nomi che vanno a definire il femminile, ma nessuno che lo vada a definire del tutto. C'è sempre stato per il femminile un meno di identità, un meno di identificazione. E le donne che cosa fanno e hanno sempre fatto? Si sono, come dire, avventurate spesso in percorsi tortuosi, a volte distruttivi, a volte pericolosi, no? Proprio per, come dire, riuscire a toccare, no, quella definizione, questa identificazione, questa conquista di una identità, di un'identificazione. È un cammino che è stato ed è faticoso, no? Darsi un'identità là dove, no, tutto, come dire, è fluido, smotta, non c'è una presa per questo, no? Anche perché, come dire, il fatto che il linguaggio non dia una definizione dell'essenza femminile comporta poi anche qualcos'altro, comporta anche che c'è una parte della libido femminile, no? Che rimane fuori simbolico, fuori rappresentazione, una parte, intendo, perché c'è una parte della libido che invece è rappresentabile, ma ce n'è una parte che non è rappresentata, una libido che non è circoscrivibile, non entra in relazione con l'altro, rispetto alla quale una donna si sente estremamente sola. Ora, questa solitudine, no? La solitudine femminile, quindi alla radice, che cos'è? La solitudine femminile è appunto l'essere impegnati da sole, una per una, in un percorso di acquisizione di un'identità, di un'identificazione, che va conquistata, che non è data, rispetto alla quale non c'è modello, no? E anche perché, come dire, il fatto di, come dire, misurare che nel simbolico non c'è questa definizione della femminilità è qualcosa che si conquista, si conquista spesso grazie a una cura analitica. Ma spesso, no, per una donna come appare questo elemento? Appare come qualcosa che ci dovrebbe essere da qualche parte questa definizione, ma non siamo in grado di coglierla, no? Cioè, non c'è la consapevolezza che c'è qualcosa che manca, no? Ma c'è piuttosto che cosa? Il credere che questa nominazione
da qualche parte c'è, ma noi non siamo in grado di coglierla, e se non siamo in grado di coglierla, allora ci andiamo a costruire con agiti che a volte appunto sono rovinosi, distruttivi, ci andiamo a costruire un'identità, no? Faticosamente, inventandola, no? Ma quasi forzando quei limiti del simbolico, no? Quasi come se la scommessa fosse, no, attraverso degli agiti di un certo tipo, no? Riuscirò a toccarla questa definizione del femminile, e a quel punto saprò che identità darmi, no? È un percorso estremamente solitario, no? Delle donne una per una. E allora, appunto, così come appunto io appunto richiamavo, no, il fatto che, come dire, una donna avvertita attraverso una cura analitica è avvertita del fatto che non c'è nel simbolico questa definizione, nello stesso modo il discorso analitico, come dire, fa misurare a una donna che quello spazio che da una parte è mancanza di definizione, può trasformarsi in un luogo di invenzione, cioè un luogo di libertà, cioè là dove qualcosa manca, là dove manca la descrizione dell'essenza femminile, no? Questa mancanza è libertà d'azione, cioè libera ogni donna di costruirsi la sua identità in un suo percorso, no? Come dire, libera una donna di dare luogo alla sua invenzione singolare, l'aspetto, come dire, di mancanza punitivo, tra virgolette, sfuma in questo orizzonte, no? Non è più, come dire, un orizzonte punitivo, ma invece un orizzonte di libertà. Poi ancora, e prima di darvi la parola, no, in questo snocciolare i vari tipi di solitudine, quindi la solitudine da dipendenza, la solitudine femminile, no? Voglio anche dire qualcosa su quella che è la solitudine di un percorso analitico, perché effettivamente, così come la psicanalisi, come dicevo prima, non si fa molto impressionare dal tema dell'empatia, no? Dell'immedesimarsi nell'altro, così possiamo dire che, ed è sempre sulla stessa linea, insomma, che la psicanalisi non è dalla parte, non crede all'etica della comunicazione, no? L'etica effettivamente che ispira la psicanalisi è un'etica della solitudine. Cosa intendo col fatto che la psicanalisi persegue l'etica della solitudine? Che l'analisi, un percorso analitico, accompagna un soggetto nel suo prendere le distanze da quelle che sono le aspettative e le domande dell'altro. Quindi accompagna il soggetto in una solitudine che acquista, no? Accompagna il soggetto a mettersi in contatto col suo inconscio, a mettersi in contatto col suo desiderio. E là dove un soggetto è portato a prendere le misure del suo desiderio, lì sempre, in questo presa del desiderio, assunzione del suo desiderio, lì sempre abbiamo che cosa? Abbiamo singolarità, abbiamo solitudine, eh? Abbiamo qualcuno che appunto è pervenuto a prendere la misura del suo desiderio in un'operazione dove si è andato man mano distaccando dalle aspettative degli altri e dalle domande degli altri, no? In un percorso dove non funziona più il conformismo di massa, l'adeguarsi a quello che sono le aspettative del gruppo di appartenenza, abbiamo invece un soggetto che è in cammino solitario, no? Un cammino solitario, e effettivamente quindi possiamo dire che la psicanalisi, un incontro psicanalitico, accompagna il soggetto però a diventare un po' un esiliato, no?
dalla pressione dell'altro. Questo però non vuole dire naturalmente che come dire, il punto finale, no, di una cura sia fare di un soggetto come dire, qualcuno che si isola dal mondo, no? Perché invece una cura analitica ha effetti su qualsiasi aspetto della vita del soggetto, quindi anche dei legami che va a instaurare, legami che in quel momento ha. Ma sicuramente, no? Un discorso analitico è, se volete, un nuovo tipo di legame, un legame particolare, un nuovo tipo di legame. E per alcuni soggetti, io vi parlavo prima, no, di questi soggetti che definivo isolati, no? Soggetti che, come dire, non si sono mai separati da un godimento pieno, no? Per questo tipo di soggetti isolati, il legame analitico a volte è l'unico legame, no, che questi soggetti sono in grado di avere, no? Sono quindi la psicanalisi è avvertita, no, dell'importanza che ci sia qualcosa che fa legame. Per questi soggetti è particolarmente prezioso, no? Perché, come vi dicevo prima, sono soggetti che non hanno una vera relazione con nessuno e dunque che un analista funzioni, no? Tenga un legame con loro è in molti casi di estrema importanza, è qualcosa di vitale per loro, l'unico legame che riescono a instaurare. Vi finisco qui, un po' tranciante, diciamo così, no? Perché sono le 7 e sono orari molto tassativi, così abbiamo mezz'ora di tempo per tornare su questioni o aprirne di nuove, con l'avvertenza che facevo prima, che appunto quelli che sono gli aspetti sociali, sociologici, diciamo così, della questione del legame sociale, li ho riservati al prossimo incontro, che sarà tra 15 giorni, perché ho preferito introdurre la questione più in termini che fossero in termini più analitici possibili. Prego, allora. Questo discorso finale è molto complicato per me, nel senso che un po' di voce, questo discorso che ha fatto alla fine è molto complicato, infatti mi chiedevo all'inizio perché parlava di trappola dell'empatia, poi appunto adesso ha ripreso questo discorso. Faccio fatica a capire come appunto ha parlato di percorso di analisi, come accompagnare l'individuo nella solitudine, poi invece parla, ha fatto l'esempio dell'importanza del legame per certi soggetti, che da quanto ho capito sono, ha detto prima, che non sono soggetti neurotici, quindi più gravi dal punto di vista clinico, e quindi dell'importanza per questi soggetti di avere un legame che è quello psicanalitico. Ho capito giusto? Sì, 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 ho capito benissimo. Mi torna tutto. Sì, sì. Mi sembra quasi contraddittorio. No, ma lei ha fatto bene, così mi dà la possibilità di, no, di portare ulteriori elementi, no? Non so se tutti avete sentito la domanda, se avete sentito la domanda là in fondo. No, allora la riassumo, spero di riassumerla correttamente. No. Allora mi si chiedeva, ma lei ha parlato di dell'analisi, no? Come qualcosa che non ha a che fare con l'empatia, no? Però dice, sembra contraddittorio col fatto che lei poi dice in finale, no, che per alcuni soggetti l'analisi è l'unico legame, no? Qui ho riassunto bene, insomma. Sì, 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 sì. L'ossatura della domanda era questa, no? Effettivamente, no, capisco come possa nascere, no, questo dubbio sulla contraddittorietà, no? Ma il fatto è che mai una cura analitica si avvale degli strumenti dell'empatia, no? Quindi mai, in nessun caso, perché appunto cadere nell'empatia è appunto cadere nella trappola, no? Dove cosa vuol dire l'empatia? Vuol dire, uno, presumere di capire tacitamente l'altro, no? O presumere di sapere il significato delle cose che vengono dette dall'altro, no? Questo porta a degli errori. Occorre che, come dire, una,
analista sia in un ascolto che è il più possibile neutro e distaccato, no? Perché pensate come si parla fra gli amici, dove c'è empatia. Beh, ti dico questa cosa, sono gentile e carina con te, ma spero che tu a tua volta lo sia, perché siamo amici, no? Come dire, mica posso correre il rischio dicendoti quello che penso, no? Che l'amicizia si rompa, no? L'amicizia, come dire, vuole prima di tutto conservare se stessa e quindi c'è il gioco a, come dire, ad essere in qualche modo, no? Gardi, gentili l'un l'altro, no? Perché il timore è quello che la simpatia e l'amicizia si rompa. Allora, vi dicevo, mai l'analisi si avvale di questi strumenti. Quando io appunto parlavo di alcuni soggetti, dicevo che per alcuni soggetti l'analisi è l'unico legame, no? Questo non vuole dire che l'analista diventa l'amico, no? Diventa la persona che appunto si mette in questo ascolto empatico. Vuol dire che è qualcuno che accoglie il disagio di questo soggetto e lo accompagna in qualche modo, no? Anche perché, pensate, soggetti isolati sono soggetti che molto facilmente potrebbero, da un momento all'altro, complicarsi la vita molto seriamente, lasciare il lavoro improvvisamente, rompere i rapporti familiari in alcuni casi, o rapporti che hanno, no? E dunque è bene che, come dire, ci sia qualcuno che li tiene in qualche modo, no? Li tiene per quello che è possibile, no? Nel legame sociale, nel senso che questi soggetti possono continuare a vivere, ad avere un lavoro, una fonte di mantenimento, una casa, no? Le do l'idea, quindi in questo senso dico che un legame che può essere vitale proprio perché, no, tiene forte questi soggetti, perché non vanno, non scivolino, no? In derive che li porterebbero ai bordi. Anche io vi ho fatto l'esempio estremo, no, di soggetti isolati. Sono soggetti che appunto, l'esempio estremo che vi facevano i barboni, no? Persone che lasciano lavori di grande importanza, cattedre universitarie, no? Si mettono ai bordi della strada, no? Quindi l'importanza del legame perché non si producano dei passaggi all'atto che sarebbero rovinosi per loro. Come appunto queste uscite dal quadro sociale. Le ho dato l'idea. Io però posso chiedere una cosa? Certo. Mi ha un po' colpito quelli che stanno in casa. Sì. Hai detto che si chiama Ikki. Ikki-Mori si chiamano. Chiediamo, quando sono in casa non si parlano? Cioè sono proprio isolati, muti, insomma. Ci sarà qui, appunto, vi dicevo, no, non voglio fare una trattazione sociologica. Ma lo dico perché l'ho ribadito varie volte. Quindi sono sicuramente soggetti molto diversi l'uno dall'altro, no? A me è capitato anni fa di leggere un trattato su di loro ed erano il fenomeno, come vi dicevo, è nato negli anni Ottanta e mi ricordo la descrizione che il giornaliere, un giornalista che scriveva su di loro, credo che se digitate su internet viene fuori, un libro forse di 5-6 anni fa, e la descrizione erano spesso adolescenti, il fenomeno riguarda in particolare i maschi, il 70% di questi reclusi sono uomini, sono maschi, e riguardava spesso gli adolescenti che ad un certo punto si chiudevano nella propria stanza, no? E davanti al video, davanti al loro social network e non tolleravano neanche che la madre portasse il cibo all'interno della camera, la madre portava e lasciava davanti alla porta il vassoio con i cibi, no? Persone, e questa era un po', no? Una descrizione forte, suggestiva, soggetti che alcuni sono reclusi dagli anni Ottanta, siamo nel 2015, no? Quindi un fenomeno che è rimasto, poi naturalmente ci sono centri di cura, in Giappone ne sono sorti moltissimi, però vi dicevo comincia ad essere anche un fenomeno che interessa l'Italia al punto che è nato un centro, un osservatorio a livello nazionale
che si occupa di questo fenomeno. Non so se ho risposto alla domanda. Io? Scusi. Prego. Devo capire una cosa, ma tra di loro si parlano in casa o no? No, sono persone che si barricano in casa, che si chiudono in casa e si barricano in casa, al punto che no, in alcuni casi non accettano neanche che i familiari, no, entrino per portare il cibo, quindi sono chiusi in casa, no? Quindi fuori, fuori dall'altro, appunto, no? Con rapporti col resto del mondo solo virtuali, attraverso il PC. Attraverso lo schermo. Prego. Io sulle solitudini femminili ho scritto il titolo e poi non ho scritto niente, perché onestamente come uomo non si capiva nulla. Allora la mia domanda non è tanto lei, quanto alle altre.